Allora ragazzi, bentornati su Cabal, o Cabal che dir si voglia. Siamo nella palude qui, che è un casino, e dobbiamo cercare di non farci buttare le bombe in testa. Pare facile, ma è piuttosto complicato. Ok, vediamo se riesco. Oh, è difficile giocare col mouse, ragazzi. Già l'ho detto nello scorso episodio. Questo è come il gioco andrebbe giocato realmente, perché l'arcade originale c'aveva la trackball. Poi da noi, come ho detto nella puntata scorsa, da noi, soprattutto in Italia, arrivano tutta una serie di versioni modificate, di bootleg, versioni alternative che avevano invece il joystick e i tasti al posto della trackball, e avevano un ta cacchio, hanno preso alla gamba. Avevano un tasto in più, un tasto in più che serviva a fare la schivata, schivata che invece nell'originale si faceva semplicemente muovendo la trackball verso in basso a sinistra, in basso a destra, a seconda di dove si voleva fare la schivata. No. A voi, oh. No, non mi ha fatto prendere mitra. Certo che questo gioco è abbastanza infame, perché non mi ha fatto prendere il mitra. Poi sta cosa di avanzare sulla spiaggia mi ricorda un gioco di cui mi pare che abbiamo già parlato, che era Soldier One per Commodore 64, dove però lì si partiva proprio dalla portaerei e si doveva sbarcare su una spiaggia. Ecco, mi hanno beccato in testa proprio. Ok. Nuovo credito. Non c'ho. Ah sì, c'ho 10. Ma davvero c'ho 10 granate? Ottimo, ragazzi. Schiva. No, il fucile non sono riuscito a piarlo. Mannaggia a voi. C'ho due elicotteri che mi rompono. No, hanno preso la spada. Non mi dica che mi toglie il mitra. Mi ha tolto il mitra, che infame sto gioco. Avevo appena preso il mitra, ma l'ha tolto. Ok. Ragazzi, non sto giocando benissimo perché sto mouse purtroppo non riesco a farci l'abitudine a giocare col mouse. Oh, l'ho sfonnati, ok. Abbiamo finito il secondo stage. Intanto inserisco altri gettoni per sicurezza perché giocando in questo stato col mouse veramente la cosa è improba. Ah, ricordo che c'era una buona conversione per Amiga 500, ma ancora più bella rispetto alle potenzialità della macchina era la versione Commodore 64, che era veramente fatta bene, a quanto mi ricordo io. Poi magari ci giocheremo, perché non me la ricordo. No, mi son beccata la gunfight. Dai, dammi il fucile, dammi il fucile. Ma date il fucile, ottimo. Ma famo cascare tutto, tutto, famo cascare. Mi sono beccato un'altra granata. Ma quante granate mi sparano assieme, questi disgraziati? No, ho messo il player 2. Mannaggia, vabbè. Giochiamo col player 2. Fortuna che c'ho il secondo mouse attaccato, come avevo detto. Ma non mi spara! Aspettate, aspettate, devo mettere la pausa. Aspettate. Ok, ho editato i controlli del mouse 2, ragazzi. Quindi si può giocare anche con due mouse a questo gioco, eh. Vediamo la pausa. Eccolo qua, ora riesco a giocare. Vediamo se col giocatore 2 riesco a giocare meglio, eh. Prendiamola. Oh, sapete che riesco a giocare meglio col giocatore 2? Non so perché. Mi ci trovo meglio. Sarà che sto usando i tasti della tastiera per sparare invece che il mouse. Mi ci trovo. Aia! Appena ho detto mi ci trovo molto meglio, sono morto. Benissimo. No! Ah, vedete, ho schivato le bombe, ma appena mi è finita la capriola, subito mi hanno buggerato, sti maledetti. Ok. Mazza, erano 200.000 soldati che mi hanno sparato 300.000 granate. È una cosa impossibile, ragazzi. È impossibile. Ma mi hanno già sfondato mezzo muro. Ma quanti su?
Pareva uno di sub, invece sono 200.000 sub qua sotto. No, schiva, schiva. Però non sto giocando male, contando che... Sicuramente sto giocando meglio che col giocatore 1, non so perché, ragazzi. Dipenderà dal mouse, perché sto usando un altro mouse. Oh, non c'ho più granate? Ma che è davvero? No, ma dice che c'ho 14 granate, eppure non mi ha sparato. Ah, forse non mi ha sparato perché stavo... Non me l'ha sparata perché stavo in capriola, probabilmente, anche se non me ne ero accorto. Ma che porca miseria, sono uscito dalla capriola, mi sono beccato la pallottola sullo stinco proprio. Mi ricorda, sapete che anche uno dei giochi di intermezzo di Combat School, questo, quello con le sagome, no? Però le sagome lì no. Lì non ti spara, è crollata una casa così a caso. Pare la casa di Splatterhouse. No, attenzione! No, attenzione. La musica è uguale a quella dei Toki, fateci caso! La musica è come quella del somiglia parecchio a quella dei Toki, eh? Dei boss dei Toki? No, no, del primo livello, della demo forse. No, del primo livello dei Toki, è uguale, oh. Somiglia. Ho finito le granate. Schiva, schiva. Mi ha beccata una coscia, mi ha beccato. Riprendiamo, riprendiamo. Mi sparo un po' di granate così a random. Finito le granate, di nuovo. E non muore ancora. Dai, su. Ora se muore. Allora, ho capito che non devo sparare alle torrette che mi stoppano il colpo. Devo sparare direttamente al corpo del... Ma fatemi capire, ogni volta che muoio ricomincio da capo il boss. No, mi sta da pia per culo. Ho sbagliato a capire, mi sa. Perché ogni volta che muoio il boss pare che si resetta. Non vorrei che fosse così perché sennò affittiamo dopo domani mattina qua. Oh. Oh, non muore mai. Ecco, mi ha beccato. E il boss ricomincia, ricomincia la musica. Non vorrei che ogni volta mi ricominci da capo, perché sennò... Come gliela faccio qua adesso? Non c'ho manco le bombe. Dai, su, devi morire però a un certo punto, eh. No, ma che... Game over. Riproviamo. Ma io sparo un po' di granate a sto strano. No, mi ha preso pieno. Ho fatto bene a non usare subito le granate. C'è qualcosa che non va. Perché il boss ricomincia sempre a capo? È normale? Ma perché mi ha preso? Ritorna su e spara un sacco di granate. Sì, l'ho svolnato, ragazzi. La tecnica sacra ha avuto la meglio. Ma non mi dici che balli sul lago.
Ma balla sul lago pure. Ok, vabbè. Livello 3. Ok, il molo, il molo. Andiamo. In pratica, come avevo detto, ho usato una tecnica sacra che consiste nel colpirlo normalmente con i proiettili normali e poi proprio alla fine gli scarico tutto l'inferno delle granate. Perché è inutile che gli sparo le granate se poi muoio gli si resettano i danni. Quindi prima gli faccio il danno normale. E poi dopo che io ho fatto il danno con la pistola normale. Preso mitra. Sì, ho sfondato l'aereo, regà! Sto a fare peggio danni, guardate! Ecco, mi hanno beccato. No! Ma chi è che mi ha preso? Manco ho visto, mannaggia. Vai, fucilone, fucilone! Ma così? Ah, ho sparato per sbaglio. Vabbè. Mi sono partite un paio di granate così per sbaglio, a UFO. Ok, continuiamo. Sto sempre a fare giocatore 2, eh. Cosa strana, eh. Dopo riprendo col giocatore 1 quando finisco questo. Oh, oh, oh. Schiva, schiva. Prendi, prendi. Scappa, scappa. Ok. Granata, granata, ma granata. No, no, attenzione, attenzione, giù. Le bombe. Ok, abbiamo schiacciato le bombe, perfetto. Granata. Becca questa bomba. Dammi quest'altra bomba. No, giù due bombe, fammi via, fammi via. Fammi via. No, sono sparite le due bombe. Adesso riprendiamo col giocatore 1. Voglio riprovare col giocatore 1 se mi ci trovo. Assolutamente no, mi ci trovo meglio col giocatore 2, ragazzi. Non so perché, dipende dal mouse diverso, forse, non lo so. No, mi ci trovo decisamente meglio col mouse 2, non so perché, sto mouse non va. Non funziona bene sto mouse, ragazzi. Un disastro. Oh. No, mi hanno preso allo stinco. No, la gamba. Niente, rifiamo col giocatore 2, che è meglio, ecco. Il giocatore 1 veramente. Ma che ho fatto? Ho sbagliato. C'è tutti e due i giocatori da video. Ho sbagliato tasto. Sto fa un casino, ragazzi. Ma questo non mi fermerà dal finire il gioco, ve lo assicuro. Ecco. E io scappo. Mi sa che è meglio giocare col tasto per per la schivata, eh. Ma niente, sto andando malissimo. Mi ha confuso la presenza dell'altro giocatore a video, ragazzi. Niente, so giocare veramente da schifo. Mo' mi incacchio. Mo' sparo tutte le peggio bombe, guarda. Sto a fare un casino. Ma vaffa, niente. Come al solito muoiono prima di farmi prendere il mitra. Mannaggia loro. Attenzione, fucilone. Ok, ho preso il fucilone. Oh, guarda quanti bonus che mi hanno dato i portantini lì. Che a differenza di Operation Wolf si devono ammazzare perché danno un sacco di bonus. Vai, dammi mitra. Guarda quante bombe che cagano i portantini, una cosa incredibile. No, no, no. Ok, sono riuscito a prendere la bomba, incredibile. No, 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 no. Mamma mia. Sì, sono
riuscito fino a anche questo livello. Adesso andiamo dal boss, ragazzi. Andiamo dal boss. E qua c'è una corazzata russa. No, è russa sta corazzata, non lo so, però è una corazzata. Guarda quello da sopra la corazzata, me lo ha sparato. Ho fame. No, no, no. Allora, mi devo prendere il fucilone. Spariamo un po' ai portantini, così ci becchiamo un sacco di granate. No, mi ha beccato che la smitragliata. Oh, ha visto che stavano a destra e mi ha seguito che la smitragliata, l'infame. E ho perso tutto, ho perso tutte le 200 bombe che c'avevo. Ho perso il mitra, ho perso l'anima degli meglio. A me sta zitto, ah. No, fa paura da fa. Non mi è riuscita la capriola, oh. È meglio giocare col tasso della capriola. Devo cercare, ragazzi, la versione del gioco che c'ha. Che c'ha il tasto. La versione bootleg. Che non mi funziona. E la devo cercare quella col boot. Col tasto extra. Perché non mi funziona. No, vabbè, ciao, ti saluto. Vabbè, ragazzi. Per questa volta finiamo qui, siamo proprio a un passo dal terzo boss e vedremo all'inizio del prossimo livello, del prossimo episodio, quale sarà il boss che dovremo affrontare. Immagino una nave gigante. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima.